Buongiorno a tutti, eccoci al 14 di aprile. Vediamo cosa ci propone oggi il libro dell'anno. Versetto di oggi, 2 Timoteo 4, 16-17. Tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato, ma il Signore è stato con me e mi ha fortificato. Sì, è bella questa esperienza di Paolo che viene abbandonato da tutti, ma trova il suo rifugio nel Signore, trova la sua consolazione nel Signore. E anche noi passiamo nella vita qualche momento difficile, sempre, ma dobbiamo imparare ad aggrapparci al Signore Gesù e stare saldi per la fede in Lui, nelle sue braccia. I motti di oggi, prega per gli altri come vorresti che gli altri pregassero per te. Quindi pregare con forza, pregare molto tempo, e come vorremmo che gli altri facessero per noi. La preghiera è un'arma straordinaria, lo dico tutti i giorni, e quindi prega tanto per gli altri, come vorresti che gli altri pregassero per te. Chi altri giudica se condanna. Sì, l'ho detto tante volte di quel pastore, di quell'anziano, che diceva: quando puntiamo il dito contro qualcuno, ce ne sono tre puntati contro di noi, no? Quindi attenzione a giudicare, non stiamo a giudicare, c'è il Signore che giudicherà. Noi facciamo quello che dobbiamo fare con responsabilità e con amore, non giudichiamo. Leggiamo da Il denaro sterco del demonio di Massimo Fini, la parola del diavolo. È un brano molto bello, molto chiaro, perché dice cose molto importanti che di solito vengono taciute, non se ne parla. In realtà è proprio così, il denaro che domina ormai tutto e tutti. Leggiamo. Fino a qualche anno fa non si dubitava che si potesse essere poveri e felici. Esistevano altri valori che non erano legati alla forza del denaro. Nel corso degli anni e di pochi decenni ho visto questa cultura essere spazzata via e il denaro diventare l'unico valore realmente condiviso. Oggi tutto o quasi è denaro. Tutto dipende dal denaro. Tutto si riconnette al denaro. Il denaro, con la sua straordinaria fluidità, si infila in ogni anfratto della nostra esistenza e tanto più si smaterializza e diventa quasi invisibile, tanto più incombe, determina gli stili di vita. Diventa il fine primario. Non è possibile ignorarlo, dice Martin Lutero. Il denaro è parola del diavolo, per mezzo della quale egli crea ogni cosa nel mondo, proprio come Dio crea attraverso la parola di verità. I marxisti ortodossi l'hanno dannato perché sarebbe lo strumento per appropriarsi del lavoro altrui. Gli psicanalisti lo apparentano allo sterco, per il piacere che se ne trae sia nell'espellerlo che nel ritenerlo. Ma se è sterco, è uno sterco molto speciale, trascendente e metafisico. È, per dirla ancora con Lutero, lo sterco del demonio. Eh sì, è un brano molto profondo. Di solito non si parla di questo valore assoluto che oggi il denaro ha. In realtà è proprio questo: oggi il denaro domina tutta la vita di tutti gli uomini di questo mondo. E il padrone assoluto di tutto è il diavolo, che prende le persone attraverso il denaro, le trasforma e le fa diventare a volte mostri. Insomma, il denaro oggi è assolutamente necessario perché è così che si va avanti, che si prende da mangiare, ma bisogna non metterci il cuore, bisogna non prendere troppo sul serio questa questione. Usiamo il denaro necessario, il minimo indispensabile per tutto quello che serve,
per la nostra vita e per la nostra opera e l'opera di chi lavora per il Signore, eccetera, ma non mettiamoci il cuore, non facciamolo diventare troppo importante. C'è una vignetta, aspetta che la inquadro, c'è una ragazza con le mani giunte che dice: vorrei comunicare con Dio, ma gli operatori sono momentaneamente occupati. Oggi continuamente sentiamo dei centri dove ci sono centri telefonici dove ci rispondono attendere, prego, se volete, tutto questo. E molto spesso appunto non riusciamo a prendere la linea, no? E quindi ci fa sorridere questa battuta, questa vignetta, ma ci fa anche riflettere, perché molto spesso avremmo qualcosa da dire a qualcuno, dovremmo consolare qualcuno, dovremmo parlare di Gesù a qualcuno, ma siamo occupati in altre cose e non lo facciamo e perdiamo occasioni forse che potrebbero, a volte potrebbero non tornare più. Soggetti di preghiera di oggi, preghiamo per la mia salute. Sì, per la nostra salute preghiamo. Che il Signore ci porti avanti. Evangelizzazione per mezzo della televisione, E per mezzo anche oggi internet. di internet. Preghiamo per i campi e i convegni a Pravernara Sì, per tutti i campi e i convegni. e anche i campi e i convegni in Basilicata. Basilicata. Per la preghiera di tutte le regioni d'Italia, preghiamo per le chiese esistenti e l'evangelizzazione in Friuli, Venezia, Giulia. Friuli, E Venezia, Giulia, per gli stati del mondo. preghiamo per l'opera su YouTube e Facebook. Sì. La preghiera di tutti gli stati del mondo con 4 milioni e 3 lingue, preghiamo oggi per la Lettonia. La Lettonia. Benissimo, allora rileggiamo i morti e il versetto di oggi. Prega per gli altri come vorresti che gli altri pregassero per te. Perché quindi ancora una volta parliamo della preghiera come arma importantissima e impegniamoci nella preghiera, organizziamoci per pregare con regolarità e profondità ed efficacia. Chi gli altri giudica se condanna. Chi gli altri giudica se condanna, quindi attenzione a giudicare, pensiamo piuttosto a parlare bene, ad essere dolci e amorevoli in tutto il nostro comportamento. Prima di chiudere col versetto, ricordiamo che per ricevere il libro dell'anno basta mandare una mail a caracalpacchi@libero.it con l'indirizzo completo, lo spediamo volentieri nei dettagli del video, cioè la mail. 2 Timoteo 4,16,17 dice: tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato, ma il Signore è stato con me e mi ha fortificato. Sì, un momento difficile nella vita del nostro caro Apostolo Paolo, che però viene risolto proprio dal Signore, che è sempre con noi, anche nei momenti difficili. Ricordiamo le parole di Gesù: io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai, mai, mai. Gesù è sempre con noi, non dimentichiamo mai. Se siamo suoi figli, se abbiamo accettato la salvezza che ci ha offerto in maniera così meravigliosa, noi sappiamo che Gesù è sempre con noi, non ci abbandona mai. Chiudiamo oggi con questa verità, con questa meravigliosa verità. Gesù è sempre con noi. A presto!